Outside my window, is everything pale and cold? Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day long. Behind these clouds, I know the sun will be, but today's raining, so be patient with me. I'll be right, somehow I must be somewhere the sky is blue. Ho dormito tutta la notte con questi cavallini alati conficcati nelle chiappe. Anche se dormito è un parolone, perché abbiamo dormito veramente zero. Senti, non te lo trovo più il calzino che hai perso. Lo vuoi questo? Con Bambi? Ragazzi, buongiorno. Sono le 8:35 e come vedete noi siamo a casa. Oggi niente asilo per Angelica, perché abbiamo passato una nottataccia tremenda, nel senso che a mezzanotte si è svegliata perché aveva il nasino chiuso e si lamentava, piagnucolava. Allora ho provato a dormire un po' praticamente seduta sul letto con lei appoggiata, in modo tale che rimanesse un po' su e riuscisse a respirare meglio, ma alla fine alle 2 poi mi sono decisa, mi sono alzata e le ho fatto i lavaggi nasali. Meno male che avevo già tutto il kit pronto, perché prima dell'inizio dell'asilo mi sono detta: compriamo tutto, lasciamolo lì perché sicuramente servirà, e meno male. E niente, abbiamo fatto questi lavaggini, però insomma dopo un quarto d'ora circa aveva sonno, un sonno tremendo, ma dopo un quarto d'ora ha ricominciato a chiudersi il nasino, che poi ieri ragazzi stava benissimo, cioè fino a ieri sera era qua che saltellava, nessun segno di raffreddore, mal di gola, tosse, zero. E niente, praticamente poi tra una cosa e l'altra si è addormentata alle 5:30 e quindi stamattina mi sono detta: la lascio a casa, tanto poi va a finire che essendo stata sveglia tutta la notte la porto all'asilo e si addormenta come l'altra volta, e per 2 ore e mezza mi dorme tutto il tempo e quindi non ha senso portarla. La lascio dormire un po' di più, alle 8:05 si è svegliata ovviamente, però la lascio comunque a casa, sta bene, non ha febbre, non ha niente, ha solo questo nasino un po' chiuso, non è neanche un raffreddore col nasino che cola, è solo il nasino un po' chiuso. E adesso durante la mattinata le faccio un po' di lavaggetti, non troppi perché altrimenti poi si irritano le mucose, però preferisco tenermela a casa oggi, così se ha sonno dorme. E cerchiamo di risolvere la questione di questo nasino che è un pochino chiuso, un po' noiosino, ecco, da bere. E poi se tutto va bene vediamo, domani la rimando, ma non ha febbre, penso che avrebbe già dovuto avercela, sta bene, nel senso che è bella pimpante. Infatti c'è stato un attimo stamattina che mi sono detta: ma quasi quasi, visto che sei sveglia, ti porto all'asilo, però poi ho detto vabbè dai, stai a casa, tanto fra poco so che crollerà sicuramente. Signore e signori, indovinate un po'. La felicità. Ehi, non mi smontare il materasso. Comunque, adesso sto meglio. Devo cambiare lenzuola, non dico altro. Però adesso sta meglio. C'è stato un attimo dove ho detto: ma non è solo un raffreddorino. E infatti poi e niente, adesso abbiamo anche ritrovato il calzino, finalmente, perché si era fissata che voleva assolutamente quei calzini. Gliel'ho proposti altri 100, ma niente, voleva quelli ed era disperata. Dalle 2 di stanotte che è disperata perché non trovavamo l'altro di calzino. Cosa c'è? E adesso, avendo ovviamente tolto le lenzuola... Ah, il ciuccio te lo prendo, amore. Adesso te lo vado a prendere. È saltato fuori il calzino, il lato positivo. Ti potresti levare che devo rifare il letto? Ti potresti levare che devo rifare il letto? Come no? Comunque per fortuna sono riuscita a salvare il copripiumone e quelle 2 federe di quei cuscini,
così adesso devo mettere soltanto, vabbè, il coprimaterasso che mi ha salvato a me. Aspettate che accendo la luce perché fuori è nuvolosissimo. Comunque il coprimaterasso che mi ha salvato il materasso ora è finito in lavatrice. Ne ho solo uno, ma devo procurare un secondo. Però vabbè, tanto poi lo metto in asciugatrice e incrociamo le dita nel caso se dovesse ricapitare quello che è capitato qualche secondo fa. Vado a utilizzare l'attrezzo della Bissell che va a lavare il materasso e a asciugarlo. E niente, mi devo procurare un secondo coprimaterasso, ce l'avevo ma si è straconsumato e quindi per adesso lascio così, tanto tutte le lenzuola sono in lavatrice e dopo passo tutto in asciugatrice in modo che sia già pronto. Ok, si è messa a colorare, si è ripresa del tutto, meno male perché c'è stato un attimo in cui l'ho vista stare un pochino male e io non sono abituata perché lei comunque da quando è nata, in 2 anni e mezzo, non ha praticamente mai avuto niente se non un po' di febbre l'anno scorso a dicembre perché avevamo preso il virus entrambi, sia io che Omar, e quindi gliel'avevamo attaccato, però ha avuto la febbre un giorno, senza raffreddore, senza niente, solo febbre, e quindi non so, mi fa strano vederla star male, però adesso dai, almeno sta meglio, la mia nannerottola. Ecco, vai a pulire quello che hai appena combinato, guarda. Pulisci tutto, sei piena di fogli, guarda dove sei andata a disegnare. Pulisci bene, eh? Sfrega, brava, anche lì, anche lì, anche lì. Ovunque, brava. Ma guarda te, ho tutti i fogli, ma il pavimento è più invitante, ma meglio il pavimento che i muri, sinceramente. Tutti giù per terra. Ciao. Ciao. Io sono la Monella. Che domani va all'asilo, vero? Niente. Vai all'asilo domani? No. Ragazzi, scusate per questo video un po' così, ma oggi è una giornata un tantino complicata. Comunque ho fatto benissimo a non mandarla all'asilo, anche perché ha vomitato di nuovo per la seconda volta. Fortunatamente anche a sto giro sono riuscita a salvare il letto, anche perché non saprei come fare più che altro con le lenzuola, e quindi l'ho dovuta ricambiare nuovamente. Sicuramente se l'avessi mandata all'asilo neanche il tempo di rientrare in casa, che mi avrebbero chiamato per dirmi di andarla a prendere. Almeno oggi l'ho lasciata al caldo, non le ho fatto prendere freddo questa mattina, sta bene, nel senso che è solo molto, molto chiusa, però adesso si è liberato il nasino, meno male. E ora è nel letto, ha sonno, ha molto sonno perché è tutta la notte sveglia e speriamo che si addormenti. Adesso se riesco vi faccio vedere degli acquisti autunnali che ho fatto. Se lei non mi chiama ve li mostro perché ho il pacco ancora chiuso e non vedo l'ora di vederli anch'io. È arrivato ieri finalmente dopo tanto tempo, un mese quasi. E mi sono detta non lo apro, nonostante stessi morendo dalla voglia, perché voglio aprirlo insieme alle ragazze che mi seguono. E quindi niente, andiamo. Ho fatto l'ordine sul sito di Temu, ci ho impiegato un mese ragazzi, veramente tantissimo. Di solito in 2, massimo 3 settimane arrivava, ma è passato forse anche più di un mese. E non credo neanche che ci sia tutto, ma adesso lo scopriamo insieme. Più che altro voglio vedere se è tutto intatto. E sono tutte cose comprate da me, ovviamente, quindi non si tratta di nessuna collaborazione. No, sono meravigliose queste zucchette, ce ne sono 6 all'interno, zucchette rosa. Allora, guardate che meraviglia, sono di plastica, le ho prese rosa perché mi piacevano tantissimo, mi piaceva tanto la combinazione rosa e oro. Guardate, sono proprio proprio belle e soprattutto non sono di ceramica, perché sapete che con una bimba piccolina che non si fa gli affari suoi, deve toccare tutto, se fossero state di ceramica si sarebbero rotte in tempi proprio record, invece in questo modo si spera, noi non possiamo di più. Altro sacchettino, non so cosa ci sia all'interno, ah, ho preso anche queste, man mano che vedo mi viene in mente quello che avevo ordinato. Ne ho prese altre 2 bianche, guardate che meraviglia, sono fatte veramente benissimo e sono dello stesso materiale di quelle rosa, ovvero di plastica.
perché andando in giro ne ho viste di belle, ma tutte in ceramica e non le posso prendere in ceramica finché Angelica è piccola. Poi ho preso questi, ragazzi, sono meravigliosi questi. Ecco, non vedevo l'ora che arrivassero, questi me li ricordavo bene, perché appena li ho visti me ne sono perdutamente innamorata e mi sono affrettata a prenderli perché erano finiti di questa fantasia. Si tratta praticamente di copricuscini, guardate che belli. Quest'anno voglio decorare casa sui colori del rosa. Guardate che meraviglia, ci sono queste zucche, c'è anche un po' di arancione ovviamente, però diciamo che il colore predominante è il rosa. Sono proprio belle, belle, belle. E i copricuscini di Temu sono fantastici. Anche l'anno scorso li avevo acquistati, sia per l'autunno che per il Natale. Stoffa stupenda, lavata 100.000 volte in lavatrice senza alcun tipo di problema. L'anno scorso avevo puntato sul blu e sull'azzurro, quest'anno invece punto sul rosa, ma sono veramente bellissimi. Cioè, la stampa è bellissima, il tessuto, questo è un tessuto leggermente vellutato, al tatto sembra essere vellutato, quelli dell'anno scorso invece erano tipo di corda, però comunque sono tessuti veramente molto resistenti, ve lo assicuro, perché appunto li ho provati, li ho utilizzati. Hanno la cernierina al di sotto, vedete, per poter andare a infilare il vostro cuscino. E belli, mi piacciono molto appunto i disegni, ma soprattutto i colori, sono veramente stupendi. Ah, ragazzi, non vedo l'ora di decorare casa insieme a voi, che meraviglia. Poi, qua cosa abbiamo? Altre zucchette? Non lo so, non mi ricordo. Abbiamo... ah sì, altre due zucchette. Mi ricordavo di averne... ah no, perché vengono vendute in coppia, quindi ce ne sono due, ma io avevo preso due coppie, quindi quattro. E quindi abbiamo altre zucchette bianche. Fantastiche, ragazzi. Bellissime. Adesso devo far sparire tutto, perché se me le vede Angelica è finita. Poi... queste... sono delle tovagliette per le colazioni autunnali e sono dello stesso materiale dei copricuscini che avevo preso l'anno scorso. Allora, ce ne sono quattro all'interno, sono tonde, un po' stropicciate, ma tanto vado poi a stirarle. Guardate che belle, sono stupende. Anche qui abbiamo una stampa bellissima che va a richiamare un po' i colori dei copricuscini, ovvero arancione, e diverse sfumature di rosa. Che meraviglia, sono troppo contenta, vi giuro, io adoro queste cose. Quando poi arriva questa stagione che inizia a far freddo, che si è nel clima autunnale, adoro occuparmi della casa, decorare la casa. L'anno scorso non l'ho decorata tantissimo perché comunque avevamo ancora un sacco di lavori da fare, anche quest'anno ne abbiamo. Però insomma, polvere ovunque, caos ovunque, quindi ho messo giusto qualcosina, ma quest'anno, se ce la faccio, Angelica permettendo, vorrei fare qualcosa di più. Ah, e poi ho preso, sempre per Angelica, questo, un vestitino per Halloween, che è veramente molto bello, guardate. Dovrebbe andarle, sì, no, le va. Praticamente è arancione con i pipistrelli, il fiocchetto, adesso un po' stropicciato, ha tutto il tulle al posto della gonnellina e si infila semplicemente da su, senza bottoni, senza cerniere, quindi anche molto veloce. È un bodino? No, non mi pare che sia un bodino. No, non c'è bodino. Anche il primo costumino, no, il primo costumino di Halloween gliel'avevo preso su Amazon, però c'era anche su Temu, perché se ci fate caso... su Amazon ci sono gli stessi articoli che ci sono su Temu, però comunque costano di più, però hanno il vantaggio di arrivare prima, in tempi più brevi rispetto a Temu. E comunque questo è il suo abitino. Basta, ho preso giusto queste cosine per iniziare. Adesso poi prenderò anche altro, ma non troppo. Voglio decorare, sì, ma non in maniera troppo eccessiva. C'ho una fame, ragazzi, è l'una passata, lei alla fine sveglia da questa mattina alle 8:05. Non ha dormito per niente, mi vuole vicino. Ho provato a darle da mangiare un po' di riso, ma non l'ha voluto. Di solito il riso con l'olio è quella cosa che mangia nei momenti più disperati, dove non mi vuole mangiare niente, però non l'ha voluto. Me lo volevo mangiare io, ma non me lo lascia mangiare, perché vuole questo qua.
vicino a lei e quindi sto morendo di fame. Tra l'altro mi sono resa conto che non ho fatto cena neanche ieri sera, perché praticamente ieri sera ho preparato una vellutata con il bimbi, che a detta di Omar era buonissima. L'ho un po' improvvisata, nel senso che l'ho fatta di patate e carote, ma l'ho veramente improvvisata sia come tempi di cottura, sia come... Speriamo che si metta a dormire così mangio qualcosa. Comunque sia come quantità di ingredienti. E ho detto, boh, mi metto qua, sono stata in piedi un'ora e mezza, tra il lavare tutte le verdure, pulirle, fare i vari passaggi col bimbi, perché mi sono detta così, la bambina mangia bene, mangia finalmente qualcosa di sano. Non sempre pasta, perché è un po' problematica nel farla mangiare, non mi mangia niente. E di solito le vellutate le piacevano sempre tanto. Niente, ragazzi, come ci siamo messi a tavola, ero stanca, perché... sono stata in piedi un sacco di tempo per preparare tutto, ha iniziato bleh, bleh, e alla fine cosa ha mangiato? La pizza surgelata. Si è mangiata la pizza surgelata, io poi mi sono alzata, le ho messo la pizza surgelata nel forno e poi, visto che ero lì in piedi, talmente una cosa meccanica del mio cervello di dover fare un sacco di cose e di sbrigarmi il prima possibile, perché così me ne levo, mi levo il carico di lavoro, che ho iniziato poi a sistemare la cucina, perché per quanto avessi cucinato col bimbi, comunque c'erano bucce di verdure di qua, di là, insomma ho pulito un po' tutto. Il tempo poi che si è cucinata la pizza, gliel'ho data, alla fine poi mi sono resa conto, una volta nel letto ieri sera, che io non ho cenato. E ha cenato soltanto Omar con la vellutata e lei ovviamente con la pizza. Cioè io mi sbatto tanto per cucinare cose sane, buone, e alla fine lei mi va sul surgelato. Quindi ieri sera poi mi sono presa 5 minuti e mi sono detta, da domani basta, solo roba pronta, roba surgelata, che la si mette in forno, in padello, in friggitrice d'aria, 2-3 minuti è pronta e siamo a posto. E vivo anche meglio io, perché vi dico proprio che uno stress. Comunque adesso si è messa giù, abbiamo fatto altri lavaggini perché era di nuovo un pochino chiusa, e spero che si addormenti, così vado a pranzare perché mi sento debolissima. Cos'è che avevo detto? Che speravo che si addormentasse? Ogni volta che dico questa frase mi porto sfiga da sola. Guarda che roba, guarda le tette ormai. Ormai già sono cadute di loro in più con questo. Vabbè, dai, pure, fai pure. Non ce la faccio più, ragazzi. Ma io la libertà quando ritornerò ad avercela mai più. Non vedevo l'ora che iniziasse l'asilo. Abbiamo fatto tutto sto, ecco, sto orario di questo inserimento infinito. E adesso, mamma mia. Niente, vabbè. Lei anche quando sta male comunque. Guarda, guarda la vandala. Già, io mi arrendo. Mi arrendo. Ma perché? Ma perché? Perché? Senti, vuoi tornare a dove sei venuta? Aia. Aia. Aia, lo dico io. Lo dico io. Lo dico io, Aia. Angelica! Non si fa! No! No! Ci danno i bacini! Sono rovinate? Ho le doppie punte? Ho le doppie punte? Adesso non c'ho manco più capelli! Ragazzi, allora, la mia bimba si è addormentata finalmente, io ho mangiato e mi sento meglio. Mi sono vestita, mi sono sistemata, perché adesso mi è venuto in mente di fare una cosa. Allora, dato che me lo chiedete in tante da tempo, mi sono detta ci provo, quindi abbiate pietà di me. Allora, probabilmente lo avrete letto dal titolo. Proviamo a fare insieme la tavola autunnale. È una tavola totalmente improvvisata, nel senso che la farò con quello che ho in casa. Vado a recuperare un po' qua e là varie cose sparse nei vari mobili e tento di allestire una tavola autunnale.
Io ho sempre avuto una grande passione per la mise en place, lo sapete perché i primi video erano incentrati su quello e ho sempre desiderato avere una casa più grande per poter avere a disposizione un tavolo grande da poter allestire a seconda della stagione, solo che ovviamente con una bimba piccolina la situazione è diventata un po' complicata da quando è nata Angelica, ho un po' abbandonato quella tipologia di video. Adesso ci provo a reinserirla nel canale andando con al mio destino sfigato di una mamma con una bimba che ha un inserimento infinito all'asilo e anche raffreddore ed è anche pestifera. Anche tu metti le tue zucchette? Eh? Ma che brava che sei! Brava, stai facendo come mamma? Wow, brava amore! Le ho dato le zucchette di Temu per giocare, dato che aveva visto quelle che ho io. E niente, ora sto apparecchiando anche lei la tavola. Ma quanto sei brava, mamma mia, guarda. Meno male che ci sei tu. Grazie. Grazie amore che mi hai aiutato. Grazie. Dai, mettile. Bravissima. Bravissima. Eccola qua. Wow. Hai cambiato idea? Non ti convincevano? Ah, le voglio mettere lì vicino. Va bene, ok. Va bene. Brava. Brava amore. Adesso dove vai con quella cesta a prendere altro? When the world is asleep, the weekend be the secret life that we share with the stars and the Run away with me. All
Allora ragazzi, ci ho provato mille interruzioni perché la piccolina si è svegliata e poi a dirla tutta non ho tutto l'occorrente per poter fare una tavola decente. Allora, le zucchette che avete visto, quelle tutte colorate, le ho acquistate su Amazon, vi lascio il link in info box, le avevo prese da Amazon, così come anche il runner di questo color verd'acqua, anche questo proviene da Amazon e anche di questo vi lascio il link in info box. Per quanto riguarda i bicchieri, questi li ho presi su Amazon l'anno scorso, sono dei bicchieri che avevo utilizzato per le feste natalizie e ho utilizzato questi perché insomma hanno un colore caldo. Noi abbiamo in casa dei bicchieri di vetro semplicissimi e ci ho visto meglio questi, ecco perché si sono sposati bene anche alle posate. E anche dei bicchieri, se li trovo ancora vi lascio il link in info box. Poi per quanto riguarda i piatti, sono in realtà dei piatti di plastica che sono però riutilizzabili, lavabili, ovviamente a mano e non in lavastoviglie, e anche questi li avevo presi l'anno scorso sempre per le festività natalizie, per Capodanno. Sono molto leggeri anche da lavare e quindi sono veramente molto comodi, oltre che belli esteticamente. E poi basta, per il resto come avete visto mi ha aiutato anche la mia piccolina. Speriamo che non le venga la febbre, non è calda, però vabbè, si è anche appena svegliata, quindi un pochino così rossiccia, le guanciotte rosse. Adesso vediamo, ora gliela vado a misurare. E niente ragazzi, è una bozza, ecco, chiamiamola così, di tavola autunnale. Spero di far meglio nelle prossime che farò durante il mese di ottobre. Purtroppo sto giro mi sono dovuta arrangiare, non ho tanto materiale a disposizione e vabbè, l'ho improvvisata, ecco, con quello che avevo in casa. Vi saluto, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao.